cominciamo con la parte base. Avviciniamo i talloni gradualmente al sedere. Esatto. Adesso mani a terra, quindi li appoggiamo di lato, che ci daranno un sostegno. Quindi inspiro e quando espiro sollevo in modo preciso e costante i glutei andando a creare un ponte. Contraggo un secondo, espiro e scendo. Per intensificare questo esercizio possiamo lavorare in questo modo. Inspiro, quando espiro salgo, tengo la posizione. Con le mani le posso sganciare, andare a toccare i miei glutei per sentire l'attivazione maggiore, fare un'ulteriore spinta in alto, contraendo ulteriormente, espirando e scendendo. Queste sono le due posizioni base su cui possiamo lavorare su questo esercizio. Un ulteriore avanzamento che lavora anche sulla postura e va a lavorare in particolar modo sull'allineamento della colonna vertebrale e la mobilizzazione. Sarà inspiro, espiro e salgo col gluteo. Mi blocco in questa posizione a tavola. Inspiro, espiro, estendo una gamba. Contraggo inspiro, quando espiro, fletto la gamba e scendo contemporaneamente, arrivando a terra contemporaneamente con schiena e pianta del piede. Appoggiando, avendo cura di appoggiare una a una le vertebre, compreso il tratto lombare e del bacino. Questo è molto importante. Proviamo dall'altra parte. Inspiro, espiro, inspiro, estendo la gamba contemporaneamente, allineato, espiro scendendo, appoggiando una a una le vertebre e gradualmente arrivando ad appoggiare il sedere contemporaneamente con la pianta del piede. Questo è molto benefico anche per la schiena.